La Madonna che scappa in piazza e il rito della confraternita di Santa Maria di Loreto nemmeno quest'anno ha tradito le attese. Migliaia di fedeli e turisti che si sono assiepati dietro le transenne, nelle terrazze e balconi per immortalare la corsa della Madonna. Diciamo che l'agitazione c'è, speriamo che vada tutto bene, tutto liscio, c'è una corsa precisa e perfetta. L'emozione è tanta, speriamo che vada tutto bene. Buongiorno, da dove venite? France! Marseille! Marseille! France! Marsiglia! Marseille! Wow. È la prima volta che venite qui a Sulmona? Oui, wow, esatto. Ho portato a vedere questa bella manifestazione che abbiamo qua in Abruzzo e vediamo un poco. Oggi è Pasqua, una Pasqua un po' nuvolosa. Sicuramente non è quella che aspettavamo, però va bene uguale. Comunque sempre una grande emozione. Sicuro, sì sì. Dalle Marche. È la prima volta che siete qui a Sulmona? È la prima volta che veniamo a Sulmona. Pronto? A vedere questa manifestazione, la prima volta. Due, pronti, a bus, via! Il manto nero è caduto in modo impeccabile all'altezza del fontanone, lasciando il posto all'abito verde, segno di speranza e rinascita. Quest'anno la corsa è stata seguita da Ciro Marano, Emidio Ricottilli, Fabio Pietrini e Antonio Sant'Angelo. L'alto compito della guida è stato affidato ad Andrea Rapone. Solo un piccolo problema per un membro della quadriglia durante la corsa verso il Cristo Risorto. Anche oggi una grande emozione. È sempre un'emozione grande, sempre. Sono sempre emozioni differenti e non so descriverle. Al momento che era maltempo sembrava che non tutto potesse svolgersi bene, invece il Signore con la sua risurrezione e anche con la presenza di Maria ha aperto il cielo, ci ha dato questo spazio in cui ecco, siamo riusciti a vivere questa manifestazione che porta gioia e speranza. E questo vuole essere il messaggio di quest'anno. Che la speranza, la gioia invada tutti i cuori e Cristo risorto sia presente e vivo in mezzo a noi. È stata una corsa bellissima e c'è stata una partecipazione di popolo come diciamo da tradizione, quindi anche le temperature inclementi non hanno fermato la devozione delle persone e il grande richiamo che la Madonna sui scappa esercita su tante persone. È un'emozione davvero unica, poi viverla qui ai piedi del Cristo risorto con la statua che ti viene incontro, credo che sia un privilegio davvero unico di cui ringrazio la congregazione e Sua Eccellenza il Vescovo per averci concesso anche questa opportunità. Credo che questa sia la rappresentazione pasquale più bella del mondo, non c'è un luogo in cui la domenica di Pasqua si viva un'emozione così intensa e soprattutto così partecipata da una folla di popolo, di migliaia di persone che la attendono tutto l'anno. Oggi tantissima gente. Ed è un bel segnale, Sulmona già da questa mattina era piena di turisti e piena di gente, c'è una grande partecipazione, sono eventi questi che davvero danno forza a un territorio.